Ok, si sente perfettamente a me, quindi no problemi di audio. Vediamo tra l'altro se ci sta il filtro. Abbiamo il filtro. Sì, abbiamo tutti i filtri. Perfetto. Allora, signori, oggi andiamo a provare The Wandering Village, che non so assolutamente che cosa sia, non l'ho neanche aperto la prima volta perché altre volte apro per vedere se funziona il gioco, stavolta non l'ho voluto aprire, perché dall'anteprima sembra una specie di gestionale, molto, da una grafica molto bellina, carina, su questo dorso di questa creatura semovente. Però non so, cioè l'impressione che mi è data, non so se sia così, quindi direi apriamolo. Ok, gioca. Primo avvio, non l'ho mai avviato. Ciao Paolone! Bacione il nostro Paolone, sempre presente. Allora Paolo, dimmi se si sente tutto bene, dovrebbe sentirsi tutto perfettamente. La live va quasi in contemporanea con io che la sto guardando, quindi non dovrebbe esserci nulla. Il gioco, se vuole partire, parte pure. Allora, sì, vedo trasmissione degli sviluppatori su Steam. Effettivamente è qualcosa. Ah, ma si è aperto il gioco? Sì, il gioco sarà aperto. Steam era rimasto aperto. Allora, ti diamo il benvenuto. Aspetta, ma si vede? Aspetta, forse. Ah, ok, sì, si sta vedendo. Ok. Siamo Stray Phone Studio, un team indipendente svizzero. Ah, sono svizzeri, come mi vedete? Come sono carini, eh? Che gruppo simpatico. The Wandering Village è da poco disponibile in accesso anticipato. E questo significa che molte funzionalità sono ancora in fase di sviluppo, ok? Se dovessi riscontrare bug, dovresti avere feedback riguardante migliorie da apportare. Usa il pulsante di segnalazione bug nell'angolo di alto a destra, ok? Se vuoi comunicare con noi interesse per Discord, l'avventura con Ombu. Quindi questa creatura immagino si chiama Ombu. Ah, che bella, guardate che bella grafica, mi piace un sacco. Allora, magari mi sposto a destra, perché noto che a sinistra ci sono degli elementi. Ci mettiamo di qui, diamo meno fastidio. Analizziamoci pure un pochettino, perché no, sono troppo piccolo. Ok, allora vediamo un attimo le impostazioni. Allora, generali, sensibilità, normale, italiano. Ah, infatti c'è l'italiano, l'ho dato per scontato. Audio, ok, lasciamo così. Grafica, risoluzione, mettiamo schermo intero, perfetto. On, qualità texture alta, vabbè, giusto. E abbiamo qualcos'altro, comandi Twitch. Ah, wow! Si può connettere direttamente, scappa in manetta, si può connettere direttamente a Twitch. E della chat, tramite pensi comandi, a scegliere il nome degli abitanti e la direzione presa da Ombu. Ma che bello, quindi questo è proprio da giocare su Twitch. Perfetto. Ma voglio, proviamo prima il gioco, poi magari ne faccio qualche altra live. Grafica, perfetto. Allora, nuova partita. Ciao, ciao Giacomo! Un bacione, ciao Giacomo. Allora, Giacomo, ecco qua. Stiamo provando The Wandering Village in via adesso. Ok. Allora, modalità di gioco. Che bella grafica, molto minimale, mi piace. Allora, novizio, adetto e veterano. Allora, noi non sappiamo nulla di questo gioco, quindi facciamo un novizio. E il file lo chiamiamo. Come lo chiamiamo il file? Viandante. Mi piace il nome Viandante, mi ricorda Daxo. Viandante, ok. È l'inquinamento. But not in our wildest dreams did we imagine what we would find. Ah, ok, quindi l'hanno proprio trovata e hanno deciso di creare la loro civiltà sul suo dorso. Che bello, ragazzi. Ok, sta caricando. Comunque, penso che sia uno dei primi giochi regalati dagli sviluppatori in cui veramente mi sta piacendo e non sto facendo il video giusto per coprire il gioco. Allora, l'anziano, ti diamo il benvenuto. Ciao, che la benevolenza sia con te. Sono l'anziano del villaggio che guida tutte queste brave persone. Ma e poi tra l'altro è tradotto pure bene. Che bello che c'è pure l'italiano. Il nostro popolo, i Gnomani. Gnomani. Ha viaggiato lungo. Sì, non mi interessa. Ombu.
Ok. Ah, che bella! No, vabbè! Se zoom così è bidimensionale, però se zoom è tridimensionale. No, vabbè, impazzisco. Ok, vediamo il tutorial. Sì, che cosa volete? Allora, tu. Ok, hanno bisogno degli alloggi. Quindi devo, immagino, costruire degli alloggi. Apri il diario dell'anziano. Ok, apriamo. Obiettivo, questo è il diario, immagino. Vabbè, tutte le spiegazioni, però preferisco scoprirle giocando. Ok, indietro. Comandi base. Vabbè, c'è la velocità. Allora, così si mette in pausa. Ok, eccomi tornato. Ciao Paolo. Paolo, guarda che bello, guarda che bello. Così è bidimensionale. Questo penso è tutta la mappa, è tutto il tizio. Però se zoom diventa tridimensionale. Che bello, che bel fatto. Mi piace. Ok, così abbiamo messo pausa, invece così mettiamo per 4. Ok, semplice. Le imposte del gioco per il pulsante. Ok, a 1. Ok, quindi è un gestionale, sì, come avevo immaginato. E come entro nella visuale di Ombu? Ah, ok, così visuale di Ombu. Ok, quindi questo vediamo, lui che sta dormendo, perfetto. Invece la visuale del mondo. Ah, si zoom ancora. Oh! Bellissimo! Quindi poi lui cammina e va in direzione. Comunque ho visto che la chat può scegliere la direzione di Ombu. Cioè, se io faccio il collegamento con Twitch, siete voi in chat a decidere in che verso andare. Ed è bellissimo. Allora, mo va bene, costruiamo gli alloggi. Ok, vai, costruiamo. 6 tende, ok. C'è una qui. Ma posso tenere premuto per costruirne? No. Uno. Due. Tre. Non siamo a quattro. Cinque. E sei. Che bello. Tu, che c'è? Lui è contento. Talia, Talia, Marta, Zelma, Charline, Arthur, Lin, Cobby. E sempre con l'estensione di Twitch ho letto che è la chat a dare il nome. Ok, raccolta di risorse. Come sono ancora senza tetto? Appena costruito le tende. Ah, ok, perché non ho abbastanza tende. Ma noi quante abbiamo? Abbiamo 16 abitanti. Abbiamo 16 abitanti? Grazie, che mi stai dando? Le percocche? Carini abitanti, mi piace che siano bidimensionali. Sì, mi piace tantissimo lo stile grafico, perché unisce bidimensionale, però pure stile 3D. Poi è veramente carino. Sta diventando notte, tra l'altro. Allora, raccogli almeno 10 unità di legno. Ok, come clicco e dico prendi legno? Come funziona? Ah no, c'è proprio uno strumento raccolto. Ah ok, devo cliccare qui quindi e clicco sulla risorsa. Ah, in automatico vanno loro, ok, perfetto. Ok. Quindi semplicemente dico, per raccogliere la risorsa poi sono loro che vanno. Ok. Bello. Quindi penso che però non si possa estendere il terreno, perché questo è il suo dorso, questo è. Però va bene. Ah, ok. Se io lo seleziono posso scegliere più. Ecco qua, contemporaneamente. Bello. No, vabbè, praticamente marchia. Guardate com'è marchiato con dei palloncini per dire che vanno raccolte. Che bello. No, a livello grafico, ispiratissimo. Grafico e stilistico, ispiratissimo. Mi piace un sacco. Ok. Vai, raccogliete legno, raccogliete. A meno che non cresca il tartaruga. No, infatti penso che non possa crescere, anche perché è bello grosso questo qua. Poi boh, magari c'è qualche meccanica più avanti che ci sorprende. Ok, costruiamo altre due tende. Siamo qua.
Tra l'altro guarda che bello. Che bello che le tende cambia, sono un po' diverse l'una dall'altra all'entrata. Guarda, c'è questa con il cuscino, c'è questa con i pupazzi LK e questa senza niente. Questa è quella là, questa è la tenda dei poveri che non ha nulla da mettere davanti. Ah, devo costruire un'altra pure tenda. Costruiamola qua. Vedi. Allora, questi secchi d'acqua, pila di bacche, pila di pietre. Ok, sono le risorse. Penso che finché non abbiamo un magazzino, noi semplicemente le lasciano qui a terra come dei cosi. Ok. Più tattro con un infila indiano. Lo sai che potrebbe, allora, perché se io guardo la mappa del mondo, guarda qua. C'è una foresta, però solo lui è il tartagurone, quindi c'è che lei. Ok, ma l'ho raccolto il legno, devo raccoglierne altro. Raccogliamo altro legno. Ma poi scusa, se lui vive, cioè del tartagurone è la sua schiena questa, quindi lui prende nutrimento da queste piante. Se noi gliele leviamo, non lo facciamo stare male, non lo so, chiedo. Non lo chiedo. Guardate che belle le animazioni. Sembra un cartone animato. Sembra un cartone animato. Guarda. Bellissimo. Guarda come cammina. Che bella. Ok, posiziono il raccoglitore di bacche, giusto? Che lo trovo. Dove lo trovo? Nel cibo. Nel menu cibo. Che è eccolo qui. Ecco qua. Raccoglitore di bacche. E mettiamo. Lo mettiamo qua. Ok. E quindi raccogliere le bacche. Ok, dai la priorità. Come si dà? Nella parte bassa dello schermo. Dove? Scusami. Ah, questo. Ok, date priorità a questo. Costruite questo. E costruisci poi una fattoria. Ok, fattoria. La fattoria la voglio costruire. Fattoria la voglio costruire qua. Penso sia una zona di terra appoggiata alla sua schiena. Oppure come li stiamo rasando i piedi della schiena. Anche potrebbe essere vero. Però no, proprio all'inizio diceva che lui prende nutrimento. Capì? Giustamente gli alberi con le radici gli danno nutrimento. Capì? Quindi non so come funziona. Perché comunque va bene che è un tartaragone. Però mi sembra comunque pure lui un essere fatto di terra, vedi, è ricoperto di radici. Quindi comunque penso gli serva la roba. La fattoria la costruiamo qua. O lì. E gli diamo priorità. Costruito, costruito. Ok. Ah, sono felice di lavorare, che bello. Però mo abbiamo finito la roccia. Punta di Ombu. Ah, ecco, vedi, 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 vedi. Vedi? Vedi, sta scritto. Può essere raccolta, ma così facendo ridurrai la fiducia di Ombu. Quindi ci sono delle cose che se noi andiamo a raccogliere lo danneggiamo. Vedi? Giusto, giusto. Però noto che è le roccia, quindi però se non lo raccogliamo. Questo possiamo raccogliere? Sì, possiamo raccogliere le pietre. E i macigni. Ok, allora scusa, se abbiamo i macigni e delle pietre, perché dovrei raccogliere la punta di Ombu? Per fare quello là che ne vuole di più. Ah, ok, ci sono pure dei tipi di torneo, perché questo è il terreno erboso. Nel finale Ombu si rompe le palle e ci scuote veramente. Sì, altra cosa fa tutto e fa cadere, tipo le pulci. Ok. Quindi mo devo raccogliere. Ok, raccogliamo delle rocce. No, non volevo questo, scusatemi. Raccogliamo delle rocce. Ecco qua, vai, raccogliete le rocce. Veloci! Maledetti! Non so se si sente quando clicchi con la stellina per la priorità. Si sente il tic come se stessi scrivendo su un foglio con una matita. Che bel effetto. Che è successo, Ombu? No, no, torna a dormire. Oh, che è successo? Sei scetato. Ma sei zampe.
Quindi adesso si inizia a muovere. Sì, si muove, adesso siamo in movimento, che bello. Ok, sta camminando. Ricorda che hai ragione, Paolo. No, vabbè, io di solito non velocizzo perché me lo godo, hai capito? Però sì, hai ragione, possiamo velocizzare. Ecco, mettiamo già più due che penso che va meglio. Abbiamo raccolto la pietra? Sì. Ah, ma ci mancava il legno, sono stupido. E raccogliete più legno, che vi devo dire? Ma facciamo quattro. Tanto è il tutorial, quindi non penso che... La sete alle 3 di notte. Sta andando a bere, esatto. Allo spuntino di mezzanotte. Fa così. Andiamo. Fammi vedere intanto se io tipo faccio così. Oh, ma si muove di un sacco. Ma quindi poi questa è tutta mappa da esplorare. E infatti sta esplorando, guarda. Ma no, vabbè, ma è assurdo sto gioco, raga. Ma quanto costa? Perché... Ma... Ok, fattore così, allora dice, la fattoria è stata una bandiera, per comunicare che qualcosa non funziona. Ok, abbiamo bisogno dei lotti, vabbè, come Age of Empires, ovviamente. Allora, catturiamo i lotti. No, ok, facciamo così. Così. E così. Ok, e assegniamo tre persone. Olè! Tre lavoratori, fatto. Acqua. Per piantare le piantagioni serve acqua e appunto volo, come dicevi tu, è andato a bere. Costruisci condensatori d'aria per raccogliere documenti da letto. Ah, ok, quindi ah, ok, raccogliamo acqua dall'umidità. Che schifo. Bevi acqua, bevi l'umidità. Ok, raccogliamo quindi un condensatore d'acqua qui, lo mettiamo. E un altro qui. Però mi dice che ci manca... Che mi ci manca? Il legno. Il legno però pure la pietra. Quindi raccogliamo un po' di legno. Raccogliete il legno, raccogliete il legno. E poi pure la pietra. Ecco, raccogliete tutto. Diamo la priorità al condensatore. Ecco qua. Costa 25 euro, scontato 22. Minchia, ma posso dire, per chi è appassionato di gestionali, di costruzione di queste cose qua, 25 euro per un gioco del genere è ottimo. Cioè, io l'avrei preso subito. Cioè, se questa era una demo e lo stavo giocando, io ho detto no, ma mo lo vado a mettere nel carrello. Perché lo voglio, cioè, è bello, mi piace. E mo la prossima volta voglio farci pure una seconda live. Perché voglio provare la funzione di Twitch. Vi faccio vedere se posso vedere da qui. Impostazioni. Guarda qua, Twitch, che ci sta scritto? Dice, connettiti a Twitch, la chat decide i nomi degli abitanti e la chat de decide la direzione presa da Ombu. Quindi non solo è bello da guardare in chat, ma voi potete pure interagire, fantastico. Bello, bello assai. Ok, deposito. Ah, finalmente dobbiamo costruire i depositi. Allora, costruiamo un serbatoio d'acqua. Ombu si lamenta sentendo che la sua punta viene strappata via. Ah, cazzo, mi sa che per sbaglio abbiamo preso una punta di Ombu. Vabbè, Ombu, non l'avevamo andato. Cioè... Allora, costruiamo qua. Quindi ha detto, serbatoio d'acqua. Pure a te. Un gruppo di nomadi dove? Scusa, l'abbiamo incontrato. Ah. Dove l'abbiamo incontrato? Dove l'abbiamo incontrato? Ok. Sì, allora un abbraccio. Dove sta? Ah, qua. Certo, perché non dobbiamo accoglierli? Ok, abbiamo pure due persone, perfetto. Vorrei capire. Deposito, allora. Ah, qua scopriamo praticamente. No,
Dove sta il deposito? Eccolo qua. Allora, serbatoio d'acqua, sta qui, lo mettiamo qui. Enorme. Poi dispensa per il cibo. La mettiamo vicino alla fattoria. Olè. E deposito materiali la mettiamo al centro villaggio, vai. Qua ci manca sempre il legno. Ombu ha fatto i suoi bisogni. In che senso? In che senso Ombu ha fatto i suoi bisogni? E tipo, allora, sulla mappa ci sta il... Ah, ok, qua siamo arrivati a un crocevia. Un corno guida. Santuario. Guarda che bello, guarda che bello, ok. Allora sì, dobbiamo prendere la legna, abbiamo detto. Dai, prendete, prendete. Ma pensate che allora la legna a sto punto possa essere ripiantata. Serbatoio che c'è. Costruisci un edificio di ricerca. Qual è l'edificio di ricerca? Cucina, immagino. Raccoglitore di letame. No! Bellissimo, giustamente quella cosa perché devi andare verso il basso dalla schiena. Bellissimo. Ombu corno guida. Vabbè, villaggio, direi cucina. Assomma, bacche, barbabietole e sangue in cibo. Che senso il sangue? Ho capito, ma come la annullo? Cioè, come... Ma come 2 giorni? Ah, è come li assegno? Costruisci nel menu. Ma non mi esce la... Capito, ma non me la sta ricercando. Ah, ok, devo cliccare shift pulsante. Shift. No, Come le assegno i lavoratori? Non ho capito. Perché arriva sempre un punto in cui mi blocco di un gioco? Ah, ma devo proprio costruire l'edificio di ricerca, sono stupido. Ok, non avevo capito bene. Non posso fare la ricerca senza l'edificio di ricerca. Ecco qua. Abbiamo tutto? Sì, abbiamo tutto, però ci serve più legno, quindi direi raccogliamo il legno. Vai, distruggete questa foresta. Sì, esatto Paolo, sì, non avevo capito che dovevo costruire prima l'edificio di ricerca per fare la ricerca. Questo veramente è l'INPS di questo gioco. No, qua tutte le persone felici e tutto, e poi io inizio a creare il lavoro, le tasse, tutte queste cose qua. Ok, allora, abbiamo detto... Ok. Corrieri, no, li voglio costruttori. Ecco qua. Ok, adesso sta ricercando, perfetto. Mettiamoci pure un terzo. Voglio metterci il terzo. Inizio.
impiega almeno 3 lavoratori. Ah, ok. Lavoratore generale. Oh, ok. Le strade. Ok, costruiamo una bella stradina. Allora, direi. Guarda com'è semplice costruire strade, no? Come quel gioco che nella... che c'era il... tutto quel casino per costruire due stradine. Ok. Costruisci un falegname e un tagliapietre, ok. Dov'è? Eccolo qui. Falegname lo costruiamo qua. Il tagliapietre lo costruiamo qua. E ci costruiamo pure un altro po' di strada. Ma la strada no, la strada non... Olì. Ah, qui c'è il... è un coso. Eh no, le piante. Segui la ricerca successiva. Medico, capanna. No, medico perché c'è la stella, quindi è consigliato. Voglio distruggere questo qui. No, no, no. Non la voglio più distruggere. Scherzavo. Voglio solo spostarla. Si può spostare? Niente, è troppo tardi. Va bene. Ricostruiamola. Ne costruiamo pure un'altra, visto che ci siamo, vai. Cosa ci manca? Il legno, legno, tanto legno. E vai, eh. Io ho tutto sto legno. E poi dobbiamo costruire una cucina. Ah, questo produce assi di legno e questo produce lastra di pietra, che vabbè, probabilmente serviranno a costruire edifici più sofisticati, ok. Ok, dobbiamo costruire una cucina, vediamo un po'. Micologo. Devo studiare i funghi. Cucina, eccola qui. Lo siamo qui. Olì. Cosa ci manca? Ah, infatti, assi di legno e lastre di pietra, quindi ci serve della pietra, che adesso andiamo a raccogliere, eccola qua, davanti a pietra, olè, ah, è tutto. La piglia, piglia. Ovviamente noi stiamo andando a più, è per 4, comunque, mamma mia, dove siamo arrivati? Sta dormendo. Siamo già al giorno 11. Sembra comunque molto rilassante come gioco. Bello. Allora. Devo pure più legna. Allora, mi chiedo per esempio, qui è già quasi finito le risorse da questo lato. Poi ricrescono, si spera, o finisce, non lo so. Capanna dei perlustatori, vai. Ah, ma Ombu ha fame. Ma io come gli do da mangiare Ombu? Non lo so. Segnala bug e metti in pausa. Comunque... il gioco è ancora in fase di, ha detto, di beta, quindi può essere comunque aggiungeranno altre cose, cambierà, può essere pure un po' la l'interfaccia, anche se mi sembra già abbastanza pulita e minimale, va bene così.
Ma posso assegnare l'altro falegname, se no ci mettiamo 2 anni per costruire due cose. Dai, forza, forza. Ma quando io assegno il lavoratore, cambiano per caso gli indumenti? Allora, questi sono tipo gli arabini. Perché però ho visto dei... Oh, questo è diverso, questo è cos'è? Lo scienziato. Sì. Quindi cambiano in base alle loro mansioni, cambiano i vestiti. Infatti, ecco qua, guarda, gli agricoltori hanno il cappellino. Carini. E il falegname, cose non me li fa... non ci stanno però. Però sì, cambia il vestitino, che cosa bella. Guarda lì, sono carinissimi. Sono carinissimi. Li voglio nella mia stanza. E pure un altro da gliabete qua. Facciamoci pure uno qui, 3, vai. Ma la costruiamo questa cucina entro stasera? Quante lastre di pietra servono? Dai, forza! Andiamo a metterle queste lastre di pietra. Forza, priorità. Ah, qui devo costruire la strada. Ah, sì, sì, ricrescono gli alberi. Questo appena è cresciuto, sbaglio. Quindi dopo un tot ricrescono. Ah, è giusto. Priorità massima, forza, muovetevi a questo video. Che è successo qua? Che ci manca? Ah, arido. Eh beh, però ce l'abbiamo l'acqua, che buono. Sono le nostre risorse, abbiamo già finito il legno. Sì, forno guida va bene. Data in pietra, ah, che bello. Allora, costruisci un erborista. Erborista, dove sta? Dovrebbe essere... Ok, erborista. Ecco, qui l'erborista lo mettiamo vicino all'erba. Che non c'è erba. Però lo voglio mettere qui, tipo. E poi un medico del villaggio. Il medico del villaggio dove sta? Vicino al villaggio, no? Quindi mettiamolo qui. Perché questi stanno senza niente da fare? Che sono? Inattivi. Ma ah, giusto, perché il legno è finito. Eh no, allora devo prendere altro legno. Allora, però, ah, ok, me la posso muovere con WASD la visuale. Ok, perfetto, pure. Molto meglio, posso dire. Questo cos'è? No, questo ancora non lo posso prendere. No, 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 questo no. No, non lo voglio più prendere. Olè. Assegna l'occhio all'erborista. Fammelo così prima l'erborista. No, cosa incontriamo tra poco? Zona di riposo per Ombu. Ah, che bello. Quindi poi penso si ferma. Questi che sono? Nomadi. Però c'è scritto avvelenati. Che significa nomadi avvelenati? Che significa nomadi avvelenati? Vabbè, che sono... Alcuni moriranno, non fa niente, cioè... Intanto. Ah, vabbè, cioè, le posso curare, però. Buono, allora, per questo stiamo costruendo il medico, no? Abbiamo già costruito, perfetto. Dobbiamo fare i lotti, giusto, i lotti. Prendiamo i lotti. Com'erano le lotti all'erborista?
veleno. Qual è il veleno? Ok, quindi serve l'erborista. Ecco qua, mettiamole. E prendiamo dei lotti. Ecco, li mettiamo qua. No, non ci sono abbastanza lavoratori disponibili, questo è un problema. Allora, leviamoli da qui. Uno... 2, ok, e diamoli qua, perfetto. Qui sono quelli avvelenati. Ah, giustamente, uno degli avvelenati è diventato medico, ha senso. Ah, disattiva il medico del villaggio. No, aspetta, ce ne stanno ancora tutti avvelenati, fermo. Allora, comandi a Ombu. Un attimo, dammi fare. Allora, ottieni il numero di abitanti pari a 20, ce l'abbiamo. Ottieni almeno 100% di vitalità. Ok. Ok, perché non erano avvelenati, perfetto. Ora posso disattivare il medico del villaggio? Sì, perché effettivamente non serve più. Ok, perfetto. E costruiamo il corno guida. Il corno guida lo voglio costruire qui perché è vicino alla capa, mi piace. Il corno guida e lo costruiamo qui. Ecco qua. E ci serve legno e assi di legno. Ok, allora prendiamo un po' di legno. Che sta qua. Guarda che bellino il nostro villaggio. Il livello della popolazione è diminuito. In che senso? Sono morte due persone. È morto qualcuno, ragazzi. Capita. La vita. Ah, sì, c'è scritto. Anatole ha ceduto al veleno. Mi dispiace, Anatole. Ho provato a... Sono morti tutti e tre, non siamo riusciti a curarli, non fa niente. Capita. Però fammi costruire almeno la strada. Ok. Perfetto, ora... possiamo, allora, che diciamo? Allora, diciamo, allora, fammi un attimo dove sta la mappa. Cosa possiamo dire a Ombu? Ok, diciamo a nord o a sud? Ma facciamo andare a nord. Allora, questa, nord. Vai, vai a nord. No, ma come non si fida dei miei comandi? Ma come? L'ho dato un comando con il corno. Mi ha gabbato. Va bene, proviamo tipo a dire sdraiati. No, non vuole. Non si fida. Va bene. Posso dire di andare a nord? Ah, me lo dice che potrebbe ignorare. Beh, nord. Questa scelta è impressa nel tuo passato. Che significa? Ha delle ripercussioni? Oh, che carino il tizio. Ok, fatto.
Disattiva il medico. L'ho disattivato. Comunque guardate che bello. Va bene. Guardate che bello da qui. Si vede il villaggio. Penso una volta riempito si veda tutto. Ok, disattiviamo il medico del villaggio. Ma è già disattivato. Disattiva. Però è più grande. Per illustrazione. Ok. Costruisci una capanna di perlustrazione. Che si fa in questo modo. Eccolo qua. Capanna dei perlustratori. Che mettiamo qua. Olè. Mettiamo la stellina. Qualità massima. Dove qua abbiamo tutto? Asse e pietra. Andiamoci. E prendiamo altra legna e altro. Allora, gli alberelli qui. Ok, mi serve altra pietra che prendiamo qua. Olio. Ombu si lamenta sentendo che la sua punta viene strappata via. Ma dove, scusami? Ah no, non è vero. Ombu ha fatto i suoi bisogni. Questo può essere pure un bug, il fatto di che la sua punta viene strappata via, però. Io sono sicuro di non averla selezionata. Queste sono le punte, non sono selezionate. Non c'è il palloncino. Quindi Ombu, che cazzo vuoi? Ok. Allora, leviamo una persona qui. No. Da dove possiamo levare qualcuno? Cogliere di buff. Leviamone uno. E pure da qua. E li mandiamo qui. Lo vorrei mettere. Posso? Ok, apri mappa. Vabbè, inviamo qui la spedizione. Invia squadra. 13 euro, perfetto. Per illustrazione, velocissimo. Ah, infatti sta qui, spedizione in corso. Utilizzabile per lanciare cibo, in questo modo, cioè noi li lanciamo così, boom. Cosa carina, perché poi immagino che questi qua di Ombu si vedano proprio intorno, costruiti, che bello, mi piace quando cambia. La tossicità, ma penso che genera piante velenose. Ok, però a noi ci avvelena. Elimina tutte le piante velenose. Come la elimino? Devo... Ce l'ho il decontaminatore? Non ce l'ho un decontaminatore. Scusami. Ah, vedi guarda che infami come... Posso eliminarla? Sì, posso tagliarla. Ah, ok. Le posso pure eliminare così, perfetto. Questi due qua. Qua dove stanno? Questa. Queste due. Ah, è questo qua. Minchia, stanno proprio infettando. Questo è il difetto del gioco. Qui. Qui. Basta, no? Finito, sì. Però mi serve la priorità a queste cose. Forza, forza. Ah,
Cazzo, ma stanno aumentando tantissimo, dice 26 tutto. Guarda qua, stanno espandendo dappertutto. Ma se non le levate, che ci posso fare? Sto dicendo di levarle. Beh, li state facendo fare, scemo. Abitanti avvelenati, tutto. Chiamo il medico di nuovo. Ombu, ti puoi stare un attimo a dormire? Possiamo fare un attimo a dormire, Ombu? Va bene. Ma la spedizione è tornata. Sì. Vabbè, mandiamolo qui. Sapere perché nessuno sta pensando a eliminare queste cose. Cos'è una colonia? Sì, assolutamente, che qua stiamo morendo. Una persona. Un gruppo di coloni si unì da una persona. Vabbè, qua ormai è distrutta la foresta. Il bioma decontaminatore. Dov'è il decontaminatore? Lo volessi costruire. Sanguinaccio. Villaggio, non lo vedo sto decontaminatore. Ah, sta qua. Ah, l'ho ricostruito. No, non esce. Ah, ecco, lo devo ricostruire. Vabbè, è un po' che quanto abbiamo fatto. Sono 50 minuti, perfetto. Ok, ragazzi, direi che abbiamo giocato abbastanza, abbiamo esplorato. Il gioco comunque bellissimo, mi piace, farò qualche altra live sicuramente. Spero che Paulino, a te ti sia piaciuto, anche a te Giacomo. Dov'è Giacomo? Vi sia piaciuto questo gioco, di avervelo fatto crescere bene. E bello. No, Paolo, la pizza con l'ananas. Però Paolo, se mi dici che la pizza con l'ananas, vuol dire che non ti è piaciuto. Stai pagando questo gioco, la pizza con l'ananas? Eh? Dai, lo so che ti è piaciuto, Paolo. Bravo, Ombu, dormi. Allora, si salva, mi pare così. Salva. Viandante, ok, salva. Ok, quindi è pure salvato, perfetto. Però non è il principale. Olè, perfetto. Ok, ah, ok, allora seguiamoli su Steam. Pizza, pizza, bravo, bravo, Paolo. Ecco qua, Stray Phone Studio. Tra l'altro solo 2000 fan, ragazzi, andate a seguirli, perché è proprio un piccolo studio. Però è talentuoso, ma hanno fatto altri giochi? Non li conosco, però carini, carini. Bello. Ok ragazzi, spero vi sia piaciuto. Noi ci vediamo stasera che andiamo in live con gli altri. Vediamo un po' cosa portare. Va benissimo? Oh, mamma mia ragazzi. Ho sonno, fa caldo, sono stanco. Ok. Bello, bello, sono contento. Allora un salutone, eh. Un bacione e ci vediamo. Rasgamu. Ah, ragazzi. 10 minuti esce il nuovo video, il prossimo video su Inazuma Eleven, Paolo, voglio che tu sia il primo commento, voglio essere che sia il tuo, ti vado a mettere il cuoricino, mi raccomando, eh. A stasera, ciao Paolino. Come si esce da qui? Giusto, devo fare io così. Olè.